Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando. E allora ci siamo, buongiorno, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci. Come ogni sabato mattina a quest'ora è tempo di Pasticciando con il Bando. Vado subito a collegarmi con l'esclusive chef del ristorante Le Palme. Ciao Ale, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, come stai? In forma, oh, bene, per fare un weekend da battaglia. Oh certo ragazzi, è sabato quindi ci prepariamo a un super weekend. Volevo fare i complimenti a chi aveva dato questo allerta meteo, che ha funzionato, noto con piacere, però ci sta, ci sta. Non facciamo polemica, diceva del nero. Funzionano sempre, sì, c'è anche del nero ragazzi, il sabato c'è anche lui, pronto come sempre. Buon fine settimana anche a lei, dottor Del Nero. Allora, Ale, che cosa ci prepari oggi? Involtini di pesce sciabola. Involtini di pesce sciabola. E Del Nero invece vedo che c'ha uno champagne per brindare all'incontro. Perché non sono un dottore, sono un cameriere. E in questi giorni va di moda, perché c'è Benetton, ha detto che è stato trattato come una cameriera. Mm-hmm. Ho visto. Che mi hai trattato come Benetton comunque. Vabbè, vogliamo fare cambio, diteglielo, io sono disponibile. Vabbè, lo sapete che Benetton è così, ha fatto la sua battuta, ha fatto anche incazzare parecchie persone, ma non siamo qua per parlare. Non siamo qua per parlare di autostrade per l'Italia, ma siamo qua per parlare di involtini. Bandoni, ci dia la ricetta. Allora. Aspetta, perché Del Nero vuole aggiungere qualcosa. Dica Del Nero. Gli involtini primavera. Ah, gli involtini primavera. No, non facciamo gli involtini primavera. Ale, che cosa ci mettiamo in questi involtini, hai detto prima? Allora, pesce sciabola. Prendiamo un pesce sciabola abbastanza grande. Ma abbastanza grande cosa vuol dire? Perché oltre un metro di lunghezza. Le contano. Va bene, andiamo. Prendete un lo pesce. Lo stilettiamo. No, ma oltre. Allora, io vorrei sapere dove lo compri il pesce sciabola. In qualsiasi pescheria. Certo. È un pesce povero. Ah, è un pesce povero, però. Cioè, si usa per sciabolare lo champagne. Ho capito perché c'è. Andrea. Sono in bicicletta con tipo, sai quello che c'aveva il pennello cinghiale? Lui invece c'ha il pesce sciabola. Allora, prendete un pesce sciabola di almeno un metro, poi. Lo sfilettate, sì. E poi i filetti li fate a tranci, vedete voi, più medio lunghi. Sì, tipo un righello. Fate una cosa tipo un righello, cioè prendete un righello, poi, e c'è un metro. Sopra ogni trancio. Uomini usano il righello. Sopra ogni trancio ci stendiamo delle fette di scamorza fumicata e andiamo a rotolare il nostro pesce, blocchiamo con uno stuzzicadenti. Okay, poi prendiamo una padella abbastanza grande, olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, decidete voi se tritato, schiacciato, poi levato, quello che volete. Mettiamo a soffriggere insieme a del peperoncino e a due cucchiai di capperi. Ok. Dopodiché perfetto. Sfumiamo col vino bianco. Mettiamo all'incirca una quindicina di pomodorini ciliegia fatti tutti a pezzettini. Sì. Adagiamo i nostri involtini. Mm-hmm. Un bicchiere di acqua, aggiustiamo di sale, copriamo con un coperchio, fuoco al minimo e lasciamo ridurre piano piano. Prima di servire una spolverata di prezzemolo fresco. Cioè una ricetta proprio tranquilla, bella, pure. L'unica rottura sarà la pulitura del pesce sciabola. No, più che altro trovare un metro di pesce. Però vabbè, no, è normale, stai tranquillo, ci sono. Vabbè, io non è che sono uno che va in pescheria. Io vengo al ristorante. Comunque, la sciabola ce l'abbiamo, lo champagne anche a te Del Nero. Allora, perché oggi abbiamo lo champagne? Intanto perché comunque lo champagne va bene con tutto, perciò va bene anche con l'involtino che ci ha presentato oggi Alessandro Bandone. E poi c'è, va di moda, tanto salutiamo la signora che sta passando dietro, ignara di essere in diretta anche radio e TV. Però il sabato la gente viene al mare, ma perché abbiamo lo champagne? Perché domani compleanno di mia figlia che fa 18 anni. Presentare lo champagne. Assolutamente, facciamo tanti auguri. In anticipo non si fanno, però. Auguri Ele, che domani fai 18 anni. 18 anni sono un traguardo importante. Difficile. Non è stata bene. Avevamo il dubbio di festeggiare, di fare anche il compleanno, invece lo facciamo e sono contento per lei.
che si merita questo e altro, e domani si stappa champagne per lei. Brava, brava, brava Ele. Domani sera, se volete andare abusivamente a un compleanno, andate alle Palme e vi bucate al compleanno della Ele. Se invece non volete fare gli abusivi, domani sera vi aspetto a Carrara, al White Carrara Downtown, dalle 19 all'Accademia delle Belle Arti, dalle 21:15 in Piazza Alberica. Faremo se lo vedi, appaiono floti, ragazzi, ma voi dove state andando? No, ci hai detto secci, che possiamo andare abusivamente giù. Vabbè, dai, vediamo che champagne ha deciso di presentarci oggi. Il champagne che si trova in carta qui al ristorante Le Palme è uno champagne che si chiama Paul Barat. È un champagne di piccola produzione, un'azienda piccola che però produce un ottimo brut, un brut fatto con sia Pinot Nero che con Chardonnay, una bella bolla fine fatta col metodo champenoise come con tutti lo champagne, sì. E vale la pena assaggiare con tutti i piatti. Bene. Champagne è una bolla per tutte le ore e per tutti i piatti. Vabbè, a me fa cagare, però è un problema mio. Un piatto con una bella focaccina di mortadella va bene, lo champagne va bene la sera con due biscotti prima di andare a letto. Perciò addirittura, addirittura, cioè ragazzi, qua sfioriamo l'alcolismo neanche tanto anonimo. Sì. Fidatevi che è una di quelle bottiglie che si può assaggiare a tutte le ore e con tutti i piatti che abbiamo a nostra disposizione. Bene, bene. Allora, vi abbiamo dato la ricetta, vi abbiamo consigliato lo champagne, vi consigliamo assolutamente, se passate dalla Toscana e da Marina di Carrara, di passare a trovare questi due mattacchioni che sono Bandoni e Del Nero alle Palme. Se volete potete farvi anche una giornata al mare, sempre se Andrea vi trova il posto, perché lui va un po' a sensazioni. Allora, semplicissimo. Se trovate un sasso con scritto pieno, vuol dire che il bagno è soldato. Out. Tranquilli, questi sono i cartelli che trovate solo al bagno Le Palme, dove io vado al mare ogni weekend. Va bene, noi invece, Ale, ci ritroviamo martedì alle 10:30 qui su Radio Nostalgia, e arriverà direttamente da Masterchef 9 chi? Vediamo chi? Davide. Bravo, 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 Davide Tonetti. Quindi martedì torniamo alla nona edizione di Masterchef e lo faremo con un super chef. Grazie a Nicola Del Nero, dai un bacio alla Ele da parte di tutti noi, e ovviamente buon sabato, buon weekend a tutti voi da tutti noi. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il Bando.